Ciao Pro, come stanno andando gli allenamenti? Siete pronti ad iniziare l'ottava e ultima week del programma dei push di iPro? Carichi? Dai che oggi dobbiamo dare veramente il massimo, forza! Allora ragazzi, come al mio solito, prima di cominciare voglio spiegarvi la metodologia dell'allenamento che andremo a fare oggi. Killer Strong. Killer Strong è un Tabata workout dove noi andremo a lavorare a 40 secondi a massima intensità e 20 secondi di ampissimo recupero. Siete pronti? Dai, è tutta! Allora ragazzi, l'obiettivo è sempre lo stesso. Cerchiamo di dare il massimo in ogni allenamento e superare i nostri limiti personali. Questi sono gli esercizi che faremo oggi. Jumping jacks, affondi jump, ponte glutei, alzate laterali, plank, mountain climbers, curl manubrio, piegamenti gomiti stretti sulle ginocchia, shoulder tap, heel tap, skip ginocchia alte e crunch gambe tese. Tutto questo per 12 minuti. 5 secondi e cominciamo. Iniziamo con il jumping jacks. 40 secondi a massima intensità, ragazzi. Killer strong, via. Forza. Cerchiamo sempre. Partiamo con la respirazione che è sempre fondamentale. Qui apriamo e chiudiamo, jumping jacks. Apriamo e chiudiamo, forza. Diamo sempre il massimo, ragazzi. Importantissimo il respiro. Anche perché qui 40 secondi, ragazzi, sono tantissimi e vi posso assicurare che respirare è fondamentale in questi esercizi. 5 secondi, forza, 3, 2, 1, ok. Adesso partiamo con gli affondi jump. Cerchiamo di avere sempre una corretta postura della schiena. Ci possiamo aiutare con le mani ad altezza del viso, nel momento in cui siamo qui. Cerchiamo di, quando facciamo gli affondi, ragazzi, non andiamo a superare con le ginocchia la punta del piede. Via. Affondi jump, forza. Cerchiamo sempre di mantenere una corretta postura, schiena dritta, aiutiamoci con le mani ben in vista. E qui sentiamo molto lavorare sia il femorale che il gluteo che il quadricipite, ragazzi. Ok, 20 secondi di ampissimo recupero. Partiamo con ponte glutei, ragazzi. In questo caso io utilizzerò dei pesetti. Se voi in casa non avete i pesetti, potete utilizzare benissimo delle bottiglie d'acqua. Ci posizioniamo. Mettiamo il pesetto qui. Spingiamo con i talloni verso l'alto e vai, forza. Quando siamo nella fase di salita, cerchiamo di dare massima contrazione al gluteo. Voglio fare il vero pro e metto due, ragazzi. Forza. Spingiamo sui talloni. Andiamo su e giù. Spingiamo sui talloni. Forza. Su. 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 Diamo il massimo. Diamo il massimo. Massima intensità in questi 40 secondi. Due. Uno, ok, olè. Adesso ci prepariamo con le alzate laterali. E se mi avete seguito nei precedenti workout, le spalle sono uno dei muscoli che amo più allenare. Allora, forza, posizioniamoci bene, scapole chiuse, spalle indietro, petto in fuori e spingiamo verso l'alto. Uno, facciamo una mini rotazione del busto, forza. Manteniamo sempre la schiena dritta, come potete vedere. E via. Anche qui fondamentale il respiro, ragazzi. Anche se sono 3 kg, vi posso assicurare che 40 secondi sono lunghissimi. Sembrano lunghissimi. 3, 2, ok. 20 secondi di ampissimo recupero. Ci prepariamo per il plank. Allora, l'obiettivo del plank è andare a rinforzare tutta la parete del core, ma andare
Facendo il plank andremo a rafforzare anche tutto il lombare, quindi è un esercizio fondamentale. Partiamo. Apriamo i palmi delle mani ben stese e ben aperte. Il bacino non deve essere né troppo basso né troppo in alto, ma dobbiamo sentire bene la contrazione. Piedi ben uniti, appoggiati uno a fianco all'altro. E il respiro è fondamentale. Questo è uno degli esercizi che veramente dà maggior sostegno a tutto il corpo. Vado ad attivare tutta una serie di muscoli. 2, 1, ok. Wow, ragazzi. Allora, adesso mountain climbers, quindi addome di acciaio per quest'estate, ragazzi. Allora, posizioniamo le mani ben aperte, posizione simile al plank, e via, 3, 2, 1, vai. Incrociamo, mountain climbers. Cerchiamo di andare a fare con la punta delle ginocchia ad incrociare. Quindi il ginocchio sinistro va verso la mano destra e il ginocchio destro va verso la mano sinistra. Forza. Sentiamo questo addome che va veramente in fuoco. E sentiamo anche le spalle, perché le spalle sono in appoggio. Wow. Ok. 20 secondi di ampissimo recupero. Adesso andremo a fare curl con i manubri. Io riprendo i miei pesetti da 3 kg. Ci posizioniamo anche qui, molto importante la postura della schiena. Cerchiamo di ragionare come se noi adesso avessimo qui dietro una nocciolina e la dovessimo schiacciare. Siamo qui, via. 1, 2, forza, forza, sì. Gomiti ben appoggiati al busto, quindi non faccio di questo, ma neanche di questo, ragazzi, perché quando arriva il momento della fatica, se noi facciamo di questo, andiamo a caricare tutto sulla lombare e non è quello che vogliamo. Non vogliamo farci male noi, assolutamente. 5 secondi ancora. Forza, 2, 1 e via. Mettiamo giù i pesetti e ci prepariamo ai piegamenti, gomiti stretti sulle ginocchia. Questa è un'alternativa, diciamo, un po' più semplice rispetto ai piegamenti, diciamo, gomiti stretti con i piedi uniti e non con, cioè, scusate, che non con le ginocchia appoggiate. Via. 1. Forza. Questo. Qui andiamo a sentire con i palmi delle mani ben ravvicinate. Qui andiamo a sentire benissimo il tricipite che lavora, ma allo stesso tempo andiamo a sentire anche l'inserzione della spalla e il pettorale che lavora. Ok, benissimo. Wow, siamo arrivati quasi alla fine, ragazzi. Shoulder tap. Questo è un altro degli esercizi che amo fare, anche perché ci mette in una posizione di plank. Comunque andiamo a lavorare sempre l'addome. Forza, 40 secondi di shoulder tap. Forza, il massimo, vai, vai, vai. Date tutto quello che avete, ragazzi. Fatemi vedere tutto ciò che avete. Forza. Mi raccomando, anche qui il busto non così né così, ragazzi. Forza. Sentiamo queste spalle che vanno a fuoco col nostro peso corporeo, che lavorano contro gravità. Ok. 20 secondi di ampissimo recupero. Ci prepariamo a fare il step, che è un altro esercizio che, se fatto bene, andiamo a lavorare molto 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 intensamente.
forza. 2 secondi. 2 1, via, 1, forza. Quando facciamo l'heel step, ragazzi, cerchiamo di avere lo sguardo verso l'alto, la contrazione addominale sempre contratta, e ad ogni tocco il respiro. Quando si fanno gli addominali, la respirazione è fondamentale, ma non solo quando si fanno gli addominali, ragazzi. Forza, 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 non mollate, non mollate. 2 1, ok, benissimo ragazzi. Skip ginocchia alte, skip ginocchia alte. Cerchiamo di dare sempre il massimo. Allora, ci posizioniamo, mani davanti, forza, via. Massima intensità per 40 secondi. Non mollate, ragazzi. Questo. Siamo giunti alla fine. Forza. Forza. Cerchiamo di dare una maggior spinta. Su. Su. Sentiamo i battiti come aumentano. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Posso dire che 20 secondi si sono ribellati anche i miei capelli. Forza. Ultimo esercizio. Via crunch, gambe tese. Forza. 5 secondi, tempi record. Via. 1, 2, 3. Cerchiamo di arrivare, ricordiamoci sempre lo sguardo verso l'alto, che andiamo in protezione della cervicale. Mai questo, ragazzi, sempre questo. Piccolo accorgimento: teniamo la distanza collo mento, cioè collo busto, con un pugno. Forza, gli ultimi 10 secondi. Tre, due, uno. Oh, wow, wow, fantastico. Allora ragazzi, eccoci giunti al termine di questo Killer Strong Workout, dove, come potete vedere, sono veramente distrutto. Ci tenevo a dirvi che sono felicissimo di aver fatto parte di questa bellissima famiglia di iPro. Speriamo di rivederci presto, sempre qui insieme, per affrontare i nuovi workout. Io vi auguro una bellissima estate. Adesso non mi resta che bermi questo benitatissimo drink post-workout con ben 25 grammi di proteine di iPro per rigenerarmi, e ci vediamo al prossimo workout. E mi raccomando, seguiteci. Dai!